Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul canale Faber91. Oggi andremo a parlare dell'ultimo capitolo, dell'ultimo numero di questa storia che abbiamo atteso 3 anni perché venisse pubblicata e, come avevo già detto leggendo il primo numero, quindi già l'avevo capito, intuito, con una piccola parentesi con la seconda parte, che all'interno della seconda parte dell'albo mi era interessata, oggi andremo a parlare del finale di questa pseudo storia, di questo pseudo falsucci farlocco di map tra Dylan Dog e Batman. Ecco qui il vostro terzo, l'incubo di Gotham. Ecco, io direi che più l'incubo di Gotham, l'incubo è di chi compra questa monnezza, perché il finale di questo fumetto è qualcosa di delirante. Punto, ripunto, 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 venta punto, ottavo punto, nuovo punto, decimo punto, undicesimo punto, dodicesimo punto, 8.444.712.000 punti, alfa, beta, gamma, periodico di Dacia Laser, di Flash, dedicati sempre all'amico Riccardo. Questo, adesso voglio proprio vedere le recensioni che usciranno in cui avrete il coraggio di dire che è bello e di dire che il finale ci sta e di dire di elogiare una monnezza scritta da Ricchioni. Questo fumetto è l'antifumetto. Questo di mappe ci insegna come i tipappe non devono essere fatti. Allora, non si deve parlare di un fumetto se è una trilogia, perché la prima parte è di 3 numeri. Avevo ragione, perché i fumetti li capisco meglio di molti altri. Già dal primo numero Faber era avanti, non come Mastro del Futuro, che lui sta più avanti di tutti quanti in modo assolutista, però già ero avanti rispetto a tanti altri che già difendevano questa ciofega, questa minestra inanacquata di un qualcuno che Batman non l'ha mai letto in tutta la sua vita. Penta punto, virgola, punto, virgola, punto, virgola, tripunto, quadrivirgola, penta virgola, un miliardo di virgola, punto, ripunto, quadripunto, penta punto, virgola insieme, per 2, per 4, per 148 milioni di punti, ho una serie di schifezze, sono imbestialito, altro che triplo Kaioken, qua ci vuole un'infinità assolutista di unica sonorità che vi porto. Allora, pensane po', non devi parlare. Io ero già avanti, perché l'avevo visto benissimo che chi ha scritto Batman non lo conosce. Ho già l'avevo visto dove andavo a parlare al numero 1. Infatti, l'incubo di Gotham, che l'incubo è soltanto di chi lo legge, questa monnezza è una monnezza assolutista. E quando dico assolutista, vuol dire che è così. Allora, porca puttana, l'incubo di Gotham, nel numero 2, la parte in cui c'era il demone Etrigan, che è stato inventato dall'innominabile sua eccellenza Kirby, che chi non conosce Kirby e non lo vende tutti i giorni della sua vita non dovrebbe parlare fumetti. Infatti quella parte lì, che so strano, in cui c'è John Constantine e il Demon Etrigan, è bella, sarà bella quella parte lì. Il resto qua, lo scopo era quello di riportare in vita Killex dal Joker e da praticamente quell'altro scemo. E poi c'è anche presente Groucho, che non se lo guarda, sembra una parodia parodistica di se stesso. Insomma, vabbè, riescono in poche parole a fatto una vita Killex. Non mi dire che spoiler, perché è passato un mese. Killex riesce a tornare in vita, ma poi Killex decide di farsi i cazzi suoi, quindi non dà retta al Joker, non gli dà retta al Joker, quindi se ne va. E praticamente poi i nostri decidono, con uno stratagemma intelligentissimo, ecco lo stratagemma intelligente, con uno stratagemma intelligentissimo, dice: vabbè, facciamo una cosa, visto Batman che dice, vi ha detto che Dylan Dog è meglio di Batman. Ma cosa cazzo dite, che Batman è il detective più intelligente del mondo? Dylan Dog in confronto è un bambino deficiente e stupido che sta sempre a piangere nel suo passato. Oh, c'è problemi, ma sti cazzi. Ma che personaggio è? Dylan Dog che fotta Batman è una formica, perché Batman è un miliardo di miliardi più bello e fatto meglio di Dylan Dog, più intelligente. Ma che discorso è?
Qua serve Dirandoglio. Ma Dirandoglio è uno scemo! Dirandoglio che fotte a Batman è uno scemo! Ma cosa dite? Dirandoglio non è mai paragonabile a Batman! A parte che Batman si mangia tutta la storia di Dirandoglio, ma che cosa dite? Vabbè, insomma, qua Dirandoglio, siccome è l'incontro di Dirandoglio e Batman, Dirandoglio è quello che è più intelligente, quando invece è uno scemo! Dirandoglio che fotte a Batman, e questo è un dato, non si può dire nulla che dice che Dirandoglio è meglio di Batman, di fumetto non capisce niente! Punto di punto di punto di punto di punto! Una mitraglietta di punti, come c'è Gabriele o Battistuta! Allora, questo è lo stratagemma per fare venire Dirandoglio allo scoperto. Ecco qua, c'è un killer come Killers. Con questa cazzata qui, questa è un'eresia. Appare. Porca puttana, ma chi l'ha scritto? Ma come cazzo fate a farsi i fumetti? Con questo diceva qui, Dirandoglio, Killers ci casca. Vado Dirandoglio, e cosa succede? Ecco cosa succede. Lo scontro epocale! Che adesso i fan diranno che è bellissimo, diranno che io sbaglio, quando lo scontro con Killers dura così. Ecco lo scontro con Killers. Dirandoglio che fa da Ischia e Batman che lo pista. Eccolo qua. 3 mesi per un fumetto. E questo è un assolutismo veritiero. È scritto col buco del culo! È scritto col buco del culo! 30 miliardi di punti! Due insiemi! Con la lì. Sfondo la quarta parete, viaggio nella quarta dimensione, uno che la sfondo, ritorno, parlo con Kang, mi consulto con l'unico che conosce l'unica sovranità, cioè il Masuno del futuro, lui che sta avanti anni luce, che capisce le cose meglio di tutti noi, mi ha detto che lui sapeva benissimo che questo fumetto è una zozzeria sciofega, ma non può in nessun modo cancellarlo e quindi ha passato il compito a me. Perché io sono l'unico che può facere nel multiverso a far cambiare le cose come Flash! Anzi, meglio di Flash! Punto di virgola! Io con questo qua mi ci pulisco il culo! Questo fumetto, chi dice che è bello, il fumetto, non dovrebbe proprio parlarne! Ecco che ci faccio! Ci si fa con questo! Sono infuriato! Perché tutti quelli che mi hanno detto altro. Adesso vediamo se avete il coraggio di dire che è bello, che è carino, neanche carino, non deve piacere, non può piacere, perché non c'entra un cazzo questo fumetto né con Dina né con Batman. Ma che cos'è? Ma che è? Insomma, vabbè, Imena e poi ragazzi, ragazzi, la parte finale, non ci volevo credere, la parte finale, eh? Decidono di portare Killers al paradiso. Perché almeno lì, lui, se lui sta in mezzo ai cattivi, continua a essere sempre più cattivo. Lo portano un finale delirante! Lo portano nel paradiso! Con quella vecchiarda lì! Con tutti quei personaggi! Ma chi l'ha scritto? Ma com'è un finale del genere? È indifendibile, inconcepibile, non si può dire che è bello, non può dare neanche carino! Tutti quanti, se solo che capisco di fumetto, devono dire che questo fumetto è una merda assolutista! Che non si può dire che è bello, non può neanche piacere. Come fa a piacere un qualcosa che snatura Batman dicendo che Dirandoglio è uno scemo è più intelligente di lui? È già impossibile. Lo scontro con Killers, 3 pagine, 3 contate, 3 anni per aspettare lo scontro, 3 pagine. O finale con Killers che lo rinchiudono al paradiso. Ma io rinchiuderei un manicomio che ha scritto questa storia. Ma dai! E questo è il finale? Questo è il finale? In fretta e furia? Questo è un tricchia ballacche e tricchia ballacche e tricchia ballacche e tricchia ballacche e tricchia. Punto di punto di punto di punto di punto di punto di punto. Faber, Lucy Kane! Ida di Faber mischiata con Lucy Kane! Fumo di punti! Punto 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 punto! Fumo di piedi! Ah! Kamehameha di piedi! Kamehameha di piedi! Boo! Sfondo la quarta parete! E chi dice che è bello questo momento di una bella cosa? Capra 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 capra
quando dico obbligatorio assolutista, è così, è l'unica sola verità. Fa schifo. Non c'entra niente. Poi, Van Gogh e Batman si odiano uno con l'altro. Fanno schifo. Una vergogna, orecchia durante. Pff.
Porca puttana, un'altra volta! Quindi, il finale è questo, che poi si svolge a Gotham City, ovviamente. Ecco questo è il finale. Con il ratto con questa penna, che per me se la può ficcare dove non batte il sole! Eccolo, il finale di questo fumetto, che adesso voglio vedere chi voglio vedere proprio chi dirà che è bello, che è scritto bene, che è disegnato bene, che c'entra bene con i personaggi. No, niente di tutto questo! Fisico, non mi tradire! Userò un triplo Kaioken per distruggere questa monnezza alla quale sono stato incaricato da Kang e da sua eccellenza Masuno del Futuro, l'unico che ha sempre solo ragione! Questa è la fine che faranno queste eresie! Sentire la bellezza di questo rumore! Oh, sì! Ah, godo la goduria! Faber, l'unico che dice le cose come stanno! L'unico che non ci pensa due volte a schiaffarmi in faccia la verità! Senti il rumore della giustizia veritiera. Godo! Tutti devono distruggere i fumetti quando fanno schifo per far dimostrare a chi l'ha scritto e a chi ha disegnato che non si devono azzardare di cercare di distruggere, di prendere certi personaggi e ridurli a delle oche stannazzantissime con un quadro di punti, di punti! Non finisce mica qui! Perché adesso, per distruggerlo, userò tutto quello che posso fare. Fino al mio dissanguamento! Fino alla mia distruzione assoluta! Cannone! Dell'anima! Il cannone dell'anima distrugge il mio corpo! Voglio che devo continuare! Cannone! Dell'anima! Fino all'ultima energia! Come faceva Bardock! Questa è la tua fine! E adesso l'ultimo cannone dell'anima! Cannone! È l'ultimo sforzo! Cannone dell'anima! Masullo, e tutti voi che vedete il futuro, mio fratello Caverna e tutti altri voi, amici, prendete in eredità la verità assolutista di Premi Vegeta. E io ho fatto il possibile per annientare gli eretici che non venerano Kirby.